Abbiamo deciso di partire con il trio di Beethoven l'anno scorso, quando ci siamo formati, perché è un trio molto importante nel suo genere, un ponte di collegamento già per l'autore in sé, perché Beethoven collega il classicismo al romanticismo, insomma è innovatore. E poi perché è un'opera giovanile e noi che ci eravamo appena formati avevamo piacere di intraprendere il percorso seguendo una scaletta di livelli senza buttarci immediatamente su repertori apparentemente più complessi. Poi, studiando questo trio, abbiamo scoperto che in realtà all'interno c'è un mondo. Questo trio è incredibile perché, pur essendo un'opera giovanile, perché è l'opera 1, è precursore dello stile romantico in pieno, passa dalle disuguaglianze ritmiche alle inversioni di accenti. Ci racconti solo due parole sul biennio di musica da camera del Conservatorio di Vicenza. Come vi siete trovati? Molto bene. Devo dire, il reparto di musica da camera del Conservatorio è uno di quelli che funziona veramente meglio. Ci sono docenti preparatissimi che hanno a cuore, oltre la musica, veramente l'interesse dei ragazzi. E questo si vede perché, oltre al livello tecnico della preparazione musicale, deve esserci anche in un conservatorio il rapporto umano e la crescita umana. E i docenti con cui stiamo studiando e con cui abbiamo preparato questo repertorio sono stati fantastici proprio su tutti gli aspetti, sia a livello umano, sia a livello professionale, a livello musicale. Ci hanno aiutato e ci hanno fatto crescere incredibilmente. Per cui a loro, a nome di tutto il trio, devo esprimere tutta la nostra gratitudine.